Here's what I know so far. Osmond Sadler's cult is known as Los Illuminados. They've resurrected some sort of parasitic organism they call Las Plagas. That's all my organization knows for sure. Though Sadler's occult activities seem worthy of investigation. The Salazar family, Castellans for generations, possessed the ability to control Las Plagas. The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave sensed only by the parasites is used to control them. The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely theoretical. The organization needs samples of the parasite to confirm or disprove these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There's no turning back now. We have an irregularity. The researcher we planted has been discovered by the Illuminados. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. And I thought I was high maintenance. Bentornati ragazzi con un nuovo video su The Separate Ways. Dunque, dobbiamo trovare Luis Serra. E noi sappiamo che a questo punto della storia con Leon è stato catturato dal capoccia e dai suoi accoliti e tenuto prigioniero in una baraccopoli a nord-est del villaggio. Nord-est, ecco qua, perfetto. Dobbiamo recuperare, salvare Serra e quindi recuperare a sua volta anche il campione. Allora, quindi a sto punto direi che possiamo vendere tutto quello che abbiamo ottenuto nello scorso episodio. Allora, perfetto. Allora, valigetta media, perfetto. Poi 12.000 e 35.000 dovrebbero essere di più di quello che mi aspettassi, però è veramente poco. Cioè, nel senso che ce la dovremmo fare lo stesso, poi. Infatti, vedi, per poco non riusciamo ad acquistarlo. Allora, questo lo uniamo a questa. Adesso facciamo tanto un po' di ordine veloce. Quante uova, possiamo fare la frittata stasera. Va bene, questo qua. Va bene, dai, così. Tanto per momentaneamente, provvisoriamente. Abbiamo poche munizioni dalla pistola. E direi di sfruttare questa. E qua? Aprire? Ah, perfetto, parlavamo di munizioni ridotte della pistola. E andiamo. Quanti bei soldini, 2000. Ok, tutto in ordine. Ah. Ora tu mi devi spiegare, cara mia, come potevi andare in questo urinatorio? A meno che non avevi una sorpresa sotto la gonna. Avevi un'altra valvola di scarico. Oh, che bello, un uovo dorato. Non l'avevo mai trovato con Leon. Un forastero! E semmai una forestera. Ah!
ti farò uccidere. 250. Vabbè. Ok. Dai. Ok. Ti scarichiamo un po' la metraglietta. Però la metraglietta sembra fessa. Ok. Perfetto. Ok. Abbiamo fatto abbastanza, devo dire. Lo possiamo comprare il fucile di precisione. Poi avrei paura che piazzando il fucile di precisione, no, invece me lo prendo. Me lo prendo? No. Aspettiamo un altro poco, dai. Dai, perfetto, dai. Pelatone. Ah, chi è? Ai. Chi è? Ho preso il coltello. Oh là là. Quanto siete selvaggi. Allora, sei tu. Perfetto. Ok, dai. Buona metraglietta. Prendi la pompa. E questo sempre ben accetti. Ben accetti. Però questa meno, perché ne ho troppe. Cosa abbiamo là? Il comitato di benvenuto. Però purtroppo col comitato di benvenuto ci devo tirare questa. No, aspetta. Ho scannato completamente. Tu giù. Dai, dammi un colpo. Dammi un colpo. Bravo. Ok. Allora c'era qualcosa da prendere qua. Qui. Perfetto. Metraglietta la possiamo caricare. E usiamo questa. Cosa sono? Ok. Abbiamo fatto tutto. Andiamo di qua. E devo dare un'occhiata alla mappa. Allora, qua è tutto bloccato. Perfetto, quindi siamo costretti ad andare. Sì. Ulala, ma quanta roba che c'è da fare. Ale, gli oggetti sono stati ripristinati, eh? Ok, altri abitanti. Peccato, non posso fare uccisioni kill. Uccisioni stealth, voglio dire. Stanno uscendo tutti dalle loro tane. Ops. Ma quanto uova. Troppo movimento c'è. Lo abbiamo qua. Tutti che sono dalle case. Perfetto.
qua non abbiamo niente. Qua c'è qualcos'altro da prendere in fondo di qui. Dai. Brava. Subito si alza. Ah, dei tempi di ripresa ottimi. E questa. Sì, subito. Va bene. Allora possiamo almeno controllare tranquillamente. Vediamo qua. Sì. Bene, bene, bene. Allora. Devo andare a controllare semplicemente la casa e lì sopra. Perfetto. Yaki. La faccia di Yaki. Dai, prendo colte late, sbuccio come una mela. Non vuoi? Oh. No, prendili. Che dice del letto? Il letto ha bisogno di una ripulita. Più di una ripulita direi di uno nuovo. Signorina! Non li l'osso. Ancora? No, ah, è perfetto. Ogni tanto la lingua se ne va per i fatti suoi. Ok. Allora, vediamo. Perfetto. Allora, addirittura l'abbiamo qualcosa da prendere. Sicuramente dovremmo utilizzare il rampino. E siccome abbiamo fatto questa parte, l'abbiamo fatta molto bene. La salva a volo io. Allora. Cos'hai? Ma sei troppo brava, bella gallina dalle uova d'oro. Ah. Aspetta, c'è qualcuno? Ok, dai. Dai, dai, dai. Minchia, ho sbagliato. Mi inforconano qua. Oh là là. Forza. Dai, 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 dai. Questo qua ha gli occhiali. Ok, l'abbiamo indebolito abbastanza. Ah, ecco cosa stavo dimenticando. Allora, praticamente se noi facciamo cadere l'orologio o l'oggetto all'interno dell'acqua sporca che puzza tremenda, lei neanche ci mette la mano per raccoglierla, invece Leon lo faceva. Quindi siamo costretti a fare così, altrimenti non avremmo potuto recuperare. Vediamo se qua. Ah, ci va. Ah, era chiuso comunque. Oh, bene. Trappola. Ah, già l'hanno lanciata. L'hanno lanciata. Che silenzio. Ma che cosa da rompere qua? Guarda che sono carini.
Però possiamo farne a meno di risparmiare munizioni. Lo scopo è quello. Cioè, gli stessi messi nel... Vediamo. Aspetta, riesco a beccare la dinamite. Meglio ancora. Però qua la pistola mi serve per forza. Dai. Dai, lancia. Ops. Ma... Vabbè. Ciao. Ok. Va bene, rimettiamoci la mitraglietta. Tirate, tirate, tirate. C'è qualcuno col forcone, mi sembra di aver visto. Wow. Ma mi dica che ce n'è qualcun altro. No. Ah, questo non me lo ricordavo. Che schifo la definizione, meno male HD, ma che cazzo hanno combinato qua? È orrendo. Ancora non l'avevano catturati. Che praticamente lo dobbiamo tornare tutti indietro. Quindi è stata praticamente in teoria strada inutile. Allora, vediamo, aspetta, questo rompilo. Il nido. Ok. E io andrò a controllare cosa c'è all'interno della casa. Sono troppo curioso. E andare a vedere cosa hanno lasciato. Semmai una forestiera. Niente trappole. Denaro. Ah, proprio l'armadio l'hanno buttato via. Praticamente se troviamo nemici ce ne possiamo andare. E questo mi piace. Vabbè, lasciamo il resto. Va bene, dai, via. Andiamocene via. Ops. Quando si fanno evitare si evitano. Quello col giubbotto di Leon. No, chiede il passo. Dai, dai, qua sono. Allora.
Catena. Vabbè. Buoni. Galline dappertutto. Non è che mi fate la sorpresa dietro? Oh là là. Perfetto. Sembra la giacca di Leon. Perché la indossava? Perché sa pigliò. Se l'è presa. Ci è piaciuta e se l'è presa. Ok. Siamo pronti per l'ultimo atto. Via. Ecco qua, il capoccia con i suoi aiutanti. E nel frattempo Leon è riuscito a risolvere l'enigma della porta e a scappare dalla baraccopoli. Mentre noi siamo costretti a fare quel giochetto, no? Vi ricordate, il capoccia stava per uccidere Leon, ma è arrivata Ada che gli ha sparato alle spalle, ricordate? E questa è la scena. Si raccontano pure le barzellette. E la curiosità uccise il gatto. Come sempre del resto. Sì, è la stessa grafica della 2, che schifo, hanno fatto un lavoro di merda. Sogni d'oro, Ada. Le stesse parole dei uomini del castello di Salazar. Morire sfini. Oddio, che vuoi fare? Avanti, oh culo! Ah! Ah, che schifo! Fatti la titanica, l'antitetanica! Lascia arrugginita! Oh, ma guarda. Questo ci uccide in queste condizioni. Allora, abbiamo questa. Così cominciamo ad aumentare gli HP a disposizione. Questo è a posto.
Ok, maneggiamo con cura. Ecco di chi era il sangue fresco che si trovava su questa... su questa pietra sacrificale. Allora, vediamo. Non cadere giù. Vai, brava. Morti. Sicuro. Infatti, buono. La dinamite mi è tornata parecchio utile. Allora, un'altra erba verde. E la piazziamo qua. Due. Tre. Ok. Ancora vivo. Ok, vediamo da questa parte che cosa c'è. Qua ci dovrebbe essere il capoccia. Il mercante ha sloggiato il mercante. Non abbiamo ancora salvato. Male, male, male. Allora, vediamo di qua che c'è. Vediamo, vediamo, vediamo. Addirittura è esplorabile. Però il punto è la capanna, dove praticamente... No, la porta non si deve essere bloccata. Devo trovare una chiave, quindi ci devo andare comunque. Oh là là. Allora, devo trovare una chiave, vediamo. Dove sarà mai questa chiave? Perché onestamente è vero, la parte scherzi, che posso essere, diciamo, un gran burlone alle volte, però quando è sua, non ricordo, il mercante si è spostato qua, azionare sembra, che serve una chiave per far funzionare l'ascensore, ok. Chiave di ferro. Tu devi fare qualcosa per me, immagino. Perfetto. Allora, valigetta? No. Valigetta, niente. Allora, vediamo. Pinello, rubino, bracciale d'oro. Va bene, niente per ora, valigetta. Ecco, di conseguenza, neanche fucile di precisione. Ok, e ora qua probabilmente troveremo la chiave della funivia. Ma niente. Ah, addirittura questo ancora si può aprire, perché forse il capoccia non è arrivato. Bene. Mi manca il boccale, però. Non vorrei che ce lo siamo persi. Mi girerebbe parecchio. Tutto l'infarto. Minchia, però... cazzo è? Oh. Questa che vi piace quando fate queste cose. Ok, non facciamo scherzi. Basta. Non ti baciano più. Cuccia.
chiave dell'ascensore. Questa la carichiamo ed è buona. Ma pure qua. Ci ho detto io, dicevo ora taglio, dicevo vado direttamente dal mercante, invece no. Dai, vieni, 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 vieni. Sei cattivo. Sei cattivo. Sei cattivo, semplicemente cattivo. Chi è che fa itta? Però allora, caro mercante, sono costretto a vendermi qualche altra cosuccia. Allora, granata accecante ne abbiamo due, uno di gallina. Io venderei tre di questi. No, no, perché tanto so perché. Barossa ne abbiamo. Ok, perfetto. Chiave. Bravo. Allora, come viene in funzione e ce ne possiamo andare. Munizione pistola. La tank te. Non c'è un duello qua sopra. Meglio così. Fammi risparmiare. Che tanto ci sarà un bel duello invece qui. Perfetto. Allora qua. Non c'è niente qui. Lì c'è il nostro mercante. Quella dovrebbe essere chiusa. Sì, in effetti. Vedete come si passano gli ostacoli. Qua non abbiamo niente. Non abbiamo niente, purtroppo. Non abbiamo niente. Tutto questo silenzio è presagio di sventura. Aspetta, là c'è qualche altra cosa, altri due barili lì. Che l'occhio e lo spray che abbiamo venduto. Va bene. Ma cosa abbiamo di buono? Quanta bella roba. Secondo voi perché c'è tutta questa roba? Provate a immaginare. Ho l'impressione che avremo tra poco l'inventario pieno. E infatti, mettila qua. Oh, mamma mia, che disordine. Allora, oh, aspettavo di peggio. Forza. Oh,
bene. Però non abusiamo della metraglietta. Pistola. Allora, un po' la pistola, dai, facciamo un poco. Un poco e un poco. Ok. Forza. Oddio! La rotta, c'è neanche la rotta! Vabbè, qui mi dovrebbe essere finito. Allora, vai! Sì, infatti la musica pure è scomparsa, quindi significa che muore ora. Perfetto, 10.000. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. E perfetto. Tutto abbiamo preso. C'è qualche altra cosa qua da prendere qui? No? No, 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 no. No, 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 no. Ok. Allora questo lo carichiamo. Ok. Abbiamo finito il capitolo, se non sbaglio. Ricordate questa parte? Dopo l'ondata in cui Luis e Leon hanno dovuto sopravvivere. Ehi, signorita, got a light? Some smokes to go with it to make my day? Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Wow. Fascinosa. I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. E noi ragazzi ci salutiamo qua. Quindi io penso che di volta in volta, a meno che il capitolo non sia lungo, siamo costretti a fare dei tagli. Comunque sì, farò dei tagli qualora dobbiamo fare avanti e indietro, ci saranno zone particolarmente noiose da dover esplorare, taglieremo in modo tale da far rientrare in un unico video l'intero capitolo. Diciamo che per questo video è tutto, io vi ringrazio sempre per la visione, ci vedremo immancabilmente con altri episodi su La Via di Ada, The Assignment. Alla prossima, ciao ragazzi.